Dopo mesi di riflessione, il sindaco a Corinti mette mano finalmente alla rimodulazione delle deleghe in giunta. Poche sostanzialmente le novità e nessun rimpasto. Restano 8 gli assessori della giunta dal basso. Al sindaco le deleghe simboliche delle politiche della pace e politiche contro le mafie, oltre a quelle relative alle politiche della salute, avvocatura e contenzioso. Invariate le deleghe del vice sindaco Gaetano Cacciola, che resta competente in materia di energia, mobilità e viabilità e trasporti, smart city, Polizia Municipale, fondi europei 2017-2020, rapporti con l'Europa. Nonostante le polemiche, resta al suo posto con deleghe invariate Sergio De Cola. Al fresco di nomina assessore al bilancio Vincenzo Cuzzola tornano tributi, personale, provveditorato, economato e patrimonio. Invariate anche le deleghe degli assessori Jalacqua, Pino e Santisi. Al neoassessore Alagna le deleghe alla pubblica istruzione, politiche educative, cultura, valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, architettonico, spettacolo, beni archivistici, politiche giovanili e toponomastica. Novità sostanziale, la riappropriazione di 2 pesanti deleghe da parte dell'assessore Guido Signorino, che torna ad avere un ruolo centrale in giunta. Ed oltre allo sviluppo economico, il piano strategico della città di Messina e i rapporti con la città metropolitana, torna ad essere competente in materia di aziende partecipate, controlli interni e monitoraggio del piano di riequilibrio.